Assessore Balice, oggi in rappresentanza con la fascia tricolore dell'amministrazione comunale, un momento di riflessione, di commemorazione e di ricordo, ma soprattutto di stimolo per le generazioni che non hanno vissuto il dramma della guerra in un contesto geopolitico attuale che sembra riproporre belligeranze antiche. Sì, sono presente a rappresentare l'amministrazione, il vice sindaco Ferrazzano, che in verità è influenzato e mi sento responsabilizzato da questo evento, è vero, perché è un 25 aprile particolare, è il 79, la 79esima volta che viviamo questo momento, dovrebbe essere la volta della consapevolezza che la pace sia la cosa più importante. Invece ci troviamo oggi a vivere di nuovo dei venti di guerra che non stanno soltanto lacerando il cuore dell'Europa, ma anche un'altra area molto, molto vicina a noi, che è il Medio Oriente. E questo forse ci deve dare la possibilità di riflettere e di agire con ancora più forza per ritrovare i valori della pace. Qual è il messaggio che vuole lanciare alla comunità? Il messaggio è che la liberazione è stato un concetto importante perché è il concetto che poi porta, è l'azione che poi porta alla libertà. Per cui la liberazione è il sacrificio di tante persone, anche molisane, anche termolesi, per liberarci dell'oppressore deve essere da esempio e da monito.